Siamo con l'onorevole Binetti per parlare di autismo oggi al convegno del Lido. Che cosa c'è da dire in questo momento? Di positivo c'è che i LEA ci sono. Adesso si tratta di renderli operativi in tutte quante le regioni. L'altra faccia della medaglia è che le linee guida non ci sono ancora, mentre invece è importante che ci siano perché quelle precedenti coprivano un'area molto piccola, molto circoscritta, non arrivavano nemmeno all'adolescenza. Viceversa, questa legge sull'autismo prende in considerazione le persone che rientrano nello spettro autistico in tutte le fasce della loro età, quindi include anche l'inserimento professionale, l'autistico adulto e quindi ha bisogno proprio di linee guida ad hoc. La terza cosa è che mentre alcuni progetti di ricerca sono andati avanti anche positivamente, ci sono invece tante cose rispetto all'inserimento dei bambini nei contesti familiari, sociali, scolastici, professionali che ancora riflettono molte ombre perché manca una cultura dell'accoglienza che comprenda realmente chi è il bambino autistico e quindi si rivolga a lui non solo con il massimo rispetto ma anche con tutti quegli atteggiamenti inclusivi che facilitano i livelli di comunicazione in lui. E buon ultimo, sono sempre insufficienti le risorse economiche che si mettono in questo campo.